Lupi motociclisti, ben ritrovati su MotoGP 21. È tempo di assunzioni in casa KTM, nuovi teledentisti ed ingegneri alla nostra corte per il nostro Lupino che oggi si troverà a Le Mans in una splendida giornata di sole ad affrontare ancora una volta una gara ricca di insidie. E dopo aver fatto a sportellate con Acosta, riusciremo a spuntarla anche questa volta? Buona visione! Branco De Lupus in Game, buonasera a tutti e ben ritrovati su MotoGP 21, carriera Moto3 con il nostro Lupino, quindi amici appassionati di moto, rieccoci nuovamente, pronti per il due ruote e continuare la nostra carriera, una carriera che sta andando verso i binari della eccellenza, perché Lupino sta crescendo e come, ed oggi noi per l'appunto continueremo la nostra carriera da dove ci siamo lasciati, con innanzitutto andare a verificare la situazione dello sviluppo tecnologico, motore, telaio, tanta roba qua c'è al fuoco, che vedete qua praticamente installato. Attenzione, miglioramento agilità, ok, quindi possiamo anche procedere con il tentativo del nodo 1, ok. 17 settimane, aggiungi personale. Felix, ok, 9 settimane, così ci arriviamo con una certa flemma, una certa velocità. Per quanto invece riguarda il motore, ok, direi di cominciare ad avanzare. Claudia Smith, assolutamente sì. Più, no no no, Claudia Smith ci vuole assolutamente. Simon Gruber, ok, qua ce ne sono due e siamo a posto. Assolutamente sì. Alla grande, alla grande. Ok, per quanto ci riguarda, situazione, produzione dati di ricerca, qui ci siamo, assegni del personale su quest'area per produrre dati di ricerca. Qui dobbiamo infatti assumere del personale. Aggiungi Claudia. Ok. Vediamo se c'è qualcun altro. Tobaia. Ok. E qua ci siamo. 75 settimane per sviluppare il nuovo motore. Beh, ma se non ci sbrighiamo ora, ragazzi, qui facciamo notte. Va bene, invece per quanto riguarda la gestione dello staff tecnico, ci sono 5 nuovi candidati disponibili. Vediamo. Luigi Rinaldi. Alvaro Rivas, Sebastian Simon, questo c'ha tanta roba, qua c'è tanta roba ragazzi, questo è per il telaio, è perfetto. Cesar Delgado, no, allora vediamo, per il motore ci serve a noi qualcun altro ovviamente, quindi ingaggiamo intanto Luigi Rinaldi, assolutamente sì. E a questo punto ci portiamo a casa. Vediamo. Assolutamente sì, anche Cesar Delgado. Dati ricerca 236, che qua avanza, vediamo. Ancora le prime armi, non ha molta esperienza, non ha molta esperienza, ha una buona specializzazione nella gestione dell'aerodinamica della moto, ha una grande esperienza nella gestione del telaio. Allora, andiamo di Alvaro Rivas. Ok. Vammi qui sulla... i telemetristi. Questo assolutamente sì, Hudson Williams, vai, ok, e qui ci siamo direi. Per quanto invece riguarda la nostra
classifica avete visto, siamo praticamente primi, pagamento degli stipendi, va bene. Ok, completato sviluppo nell'area componente, vediamo, assolutamente sì. In sviluppo, ok, e qua ci siamo. Ok. Andiamo a Le Mans, signori, andiamo a Le Mans. Grand Prix de France. Allora, come al solito, ragazzi, mi faccio le prove libere io e poi ci vediamo per, direttamente per la qualifica, ok? Quando saremo pronti per fare le cose serie. Allora, ci vediamo tra pochissimo. Allora, sessione completata. E come potete ben vedere, il nostro Lupino ha fatto l'unplane. Giro veloce, 1.48.390, ma potenzialmente potevamo fare anche molto, ma molto meglio. Questo è un circuito che, se mantenuto, pulito, asciutto, senza piogge, tempeste come al solito, potrebbe portare altri punti vittoria per il nostro Lupino. E allora, adesso è arrivato il momento delle qualifiche. Affrontiamo con un certo stile. Torniamo, e mi raccomando, pollicione in su, iscrivetevi al canale. Ok, ci siamo, partite. Questo è un bel rettilineo. Qui ci saranno, qui avremo tempo, spazio per ragionare come non mai. Qui un po' meno, questa curva sarà molto molto importante già staccarci. Io già sto dando per scontato che saremo primi, ragazzi. Ma perché c'è fiducia nella scuderia, stiamo facendo bene. C'è grande, grande atmosfera. C'è una curva presa larghissima, però va bene. Grande Lupino, ottimo questa entrata. Un po' meno qui. Questa curva finale. Siamo a 1.45, 47, 48 e Lupino al solito è primo. Per il momento stacca Binder di 9 centesimi, quasi un secondo. Manteniamoci così. Lui si permette anche qualche piccola impennatina. Ok, la motocicletta è molto migliorata, molto più veloce, molto più controllabile anche nelle curve. Tutta un'altra storia. Grande sviluppo da parte dei nostri ricercatori. Gran bel lavoro. E si vedono i frutti. Lupino è primo nella classifica piloti. Staccami meglio molto qui, attenzione. Ok, prossima curva è l'ultima. Sento Lupino qui, la prendiamo sempre un po' larga. Potevamo fare molto meglio questa curva, però manteniamo secondo me la vetta, la pole, addirittura migliorando di 0,063. Guarda come ti ha preso questa bella intersezione qua. Bella. Peccato. Facciamo i bravi a quest'ultimo giro di qualifiche. Cerchiamo di mantenere il nostro miglior tempo. Non così sicuramente. Troppa eccitazione, un calo di concentrazione da parte di Lupino. Alle ruote anche stanno cominciando a usurarsi e non poco. E come diceva la canzone, si va a comandare, signori, si va a comandare, si va a comandare. Lupino De Grandi, 1.48.724, dietro abbiamo a più 1.235 Acosta e Darin Binder. E poi Rodrigo e Masia
con 1:05:17 rispetto al mitico Lupino. Pronti per questa gara e speriamo che il tempo sia benevolo, e lo è, signori, lo è. Lupino deve dare il meglio di se stesso, lo può fare e lo deve fare per allungare in classifica su Masia, che è secondo, che parte da quinto questa volta. Sole, come vogliamo noi. Eccolo qua il mitico, questa è Acosta. Tra l'altro cosa, il nostro collega di scuderia, ah no, lui è della KTM IO. Ok. Ah no, le ruote, signori. Dobbiamo modificare le ruote, chiaramente. Andiamo a cambiare queste morbide. No, queste sono... Oggi noi abbiamo mescola 28 gradi. Quindi, sì. Allora, facciamo una mescola media. Mescola media. Mescola media su tutti e due i fronti. Ok. Direi che ci siamo. Partiamo alla grande. Il primo giro ovviamente con un bel Power 3. Tutti schierati sulla griglia. Fra pochi istanti. E siamo pronti, signori. Pronti su via, partite! Lupino al solito perde qualcosa sempre all'inizio. Adesso è quarto Lupino. Ma prova a rifarsi sotto qui. Supera Rodrigo. Partono bene sia Acosta che Binder. Qui Lupino si allarga forse un po' troppo. Sarà battaglia contro questi due che al solito... Lupino qui troppo largo, i due però si scannano tra di loro. E allora Lupino prova ad approfittarne. C'è pazienza, c'è calma, sono sei giri. Quindi c'è tutto il tempo per Lupino per recuperare. Il distacco è minimo. E allora ci prova subito, attenzione a Lupino. Li fa fuori tutti e due in un solo boccone. E si porta in testa. Ed è adesso lui al comando, signori. Non si deve far distrarre, no, queste cose non le devi fare, Lupino. Però ne approfitta, infatti. Ne approfitta Acosta. E non lascia nulla al caso. A Lupino qui sul rettilineo ha tanta ma tanta corsa in più. Bene così Lupino. Vai anche di Power 1 adesso. Gestisci. È solo qua da gestire. Dando uno sguardo anche da dietro. Sono tutti dietro, incollati. Qui la cicca. Purtroppo Lupino qui la cicca. Il sudore nelle mani fa scapolare il dito. Ma siamo sempre lì, signore, siamo sempre lì. Tartassiamo Acosta. Lo prendiamo qui sul rettilineo. Già. Non molla Lupino, non molla la presa Lupino, ma neanche Acosta. Signore, è una bella lotta fra questi due, che si prendono a sportellate. E non se le mandano a dire. Lupino ci prova dall'interno, attenzione qui. Però stavolta Acosta la vede meglio questa curva. Ma attenzione, grande questa gara, signore, di questi due uomini. Grande questa gara fra questi due grandi piloti. E qui Lupino comunque non vuole sprecare carburante. Tanto riesce comunque
a riprendersi la vetta. È una lotta ormai a due. Lupino si prende un avvertimento per aver tagliato, ma un briciolo. Non è stata una questione di malizia, è stata una questione solo di imprecisione. Non l'avrebbe voluto fare Lupino, qui la prende larghissima e c'è Acosta dietro che insidia, tampina. Lupino lo vede, lo sente più che altro, col fiato sul collo. Grandioso. Qui vai, vai con molta tranquillità, vai con molta tranquillità Lupino, vai con molta tranquillità. Bene così, bene così, bene così. Dammi un'occhiatina alla fuoco. Mamma mia signore, sono tutti lì, sono tutti lì. Basta solo un errore di Lupino, solo un piccolo errore di Lupino e siamo fatti. Non sento la necessità di passare a Power 3, ma a Power 2 sì. Attenzione, attenzione, queste curve larghe, diamo, concediamo qualche centesimo all'avversario e qui non va bene questa curva Lupino. Qui non va bene questa curva Lupino. Non va bene, ma proviamo a recuperare. Mancano due giri. Il gruppetto è lì dietro. Lupino gira. Male, 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 male qui. Male, male, molto male. Molto male Lupino. Facciamo, concediamo troppo. Siamo veloci, siamo rapidi sicuramente, ma concediamo troppo. Troppi errori. Sentiamo la pressione. Molto meglio questa curva rispetto al giro precedente. Vai Lupino. Spingi, schiaccia. Strizza l'occhio, schiaccia la cimice. Battimi un fuoricampo. C'è concentrazione, tensione nel mio volto. La sento tutta addosso. Infatti mi sta anche scivolando il sudore da tutte le parti. In questo momento non sono un grande spettacolo. Lupino avrà 216 gradi dentro questa uniforme. Vai Lupino. Questione ormai di due giri. Questo giro molto meglio rispetto a quello precedente. Stiamo staccando. Insidia questa bella curva così. Un bello scalo di marcia. Bene, bene così. Vai adesso di gran carriera. Stacca il biglietto per il penultimo giro. Stacca il biglietto. Il gruppo è distante. Un penultimo giro. Abbiamo ancora carburante a sufficienza. Stiamo gestendo bene anche sui consumi. Qui malissimo questa curva ancora una volta, ma riusciamo a recuperare con una bella frenata senza rischiare di cadere. Le Mans potrebbe diventare un'altra nostra casa. Qui a 0.03, praticamente è lo stesso tempo di prima. Bene così Lupino. Vedete il gruppo è più staccato adesso. Lupino nel rettilineo non ha eguali in questo campionato. Le scuderie hanno molto da lavorare. Impressionante. Senza versare una goccia. Questa volta Lupino la prende benissimo questa curva, attenzione. Stiamo per entrare nell'ultimo giro, signori. Allora un Power 3 per l'ultimo giro.
la staccata finale, signori. Lupino è a 2 secondi di vantaggio rispetto ad Acosta. Binder non lo vediamo nemmeno più, nemmeno con il binocolo, Binder. E allora acceleriamo i tempi. Bene così. Lupino c'è, Lupino c'è. Lupino deve stare molto attento però, Lupino. Qui recupera molto, infatti. Il gruppo è distaccato. Ormai è solamente una questione di gestire. Concedersi anche sì qualche piccolo errorino, ma rimanere in sella. E adesso allungare, allungare. Schiacciamo questo acceleratore, giriamo al massimo. Bene così, Lupino. Lupino è quasi giunto alla sua terza vittoria consecutiva. E ci siamo quasi, signore, l'ultima curva prima del traguardo. Prendila bene, Lupino, prendila bene, Lupino. E va a staccare, signori, con un'altra grande vittoria di Lupino, che se la prende impennando tutta così se la fa. E Lupino saluta tutti. Grandioso. Completando il giro di rientro, c'è contentezza, signori, c'è grande contentezza, perché ormai qui siamo prossimi, ragazzi. Rispetto agli inizi c'è una bella differenza, abbiamo più padronanza del mezzo, abbiamo più controllo, abbiamo un bel telaio, un gran motore che sta andando alla grandissima. 100 punti, 100, 100, 100, Lupino è primo, stacca di ben 31 punti, Juame Masia, e di 43 Satsuki Suzuki. Per quanto invece riguarda le scuderie, ovviamente la Red Bull KTM Tech 3, che è la casa di Lupino, è al primo posto. Mi dico. Senza dubbio per lui è stata una giornata festeggiamenti, perfetta. Festeggiamenti alla grande. Gli arrivano anche 25 punti. E grande per la contentezza, soddisfazione in casa Red Bull. Questa KTM che ha visto bene il Lupino, un qualcosa che all'inizio stentava a dimostrare, un po' di timidezza per lui, ma adesso è festa grande e ci siamo, dalla mano a tutti. Va bene, signore, andiamo a vedere gli ultimi dati, i dati aggiornati, la reputazione che sale alla grandissima di Lupino. Ci godiamo tutti questi ultimi strascichi di questo fantastico Gran Premio di Le Mans, che ha portato sicuramente ad uno stato di contratto senza ombra di dubbio, sicuro. Andiamo a riprenderci tutto quello che è un nostro. Guarda quanta bella roba, 8300 crediti nel weekend e saliamo alla grande. Prove libere, velocità massima, attacco al tempo, tutto superato. Primo pilota, superato. Prendiamo esperienza, grande. E allora, signori, per il video di oggi direi che va bene così. Salutiamo con un grande, congratulazione il nostro Lupino. Pollice in su, ripeto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, non perdete i prossimi episodi. E noi ci vediamo alla prossima gara. Ciao!